Pronti a parlare di CIV Superbike? Allora tenetevi forte. Sigla! Bentrovati amici di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento del campionato italiano velocità. Oggi impegnato in quel circuito toscano. Regione che ti è tanto cara, Carlo. Sì, perché io sono nato in Lombardia, ma è dall'87 che più o meno sono in Toscana, e il Mugello, vabbè, Mugello è uno dei più belli autodromi al mondo. Buongiorno Giacomo e ciao a tutti. Prima di tutto permettimi di ringraziarti a nome di Crazy Motor Life e di tutti noi appassionati per la tua straordinaria partecipazione. Grazie a voi. Allora, entriamo un pochettino nel vivo di questo campionato, che a quanto pare sembra farlo da padrone il meteo. È vero, perché ma sai, l'inizio purtroppo, la prima a Misano per me vuol dire pioggia. Io i ricordi che ho di Misano, infatti ci vado in macchina a Misano alla prima, perché 90 su 100 prendo l'acqua. Però ecco, questa del Mugello poteva anche essere un po' meno bagnata, speriamo magari che la domenica lo sia meno. Però più pioggia, cioè quando piove la pioggia va ad aggiungersi, dico sempre, al CIV, che è già piena di colpi di scena, che è già... a delle gare tutte tiratissime, la pioggia non fa che aumentare l'incertezza e lo spettacolo. Poi purtroppo qualcuno scivola, ma grazie a Dio sono scivolate, diciamo, che non creano problemi. Il meteo però può cambiare e ribaltare le forze in campo. Sì, assolutamente, perché abbiamo in tutte le categorie, in tutti i campionati, ci sono quelli che una volta si chiamavano i tonni, cioè quei piloti che quando piove non li ferma nessuno. Uno su tutti è Giancarlo Falappa. Falappa quando pioveva potevano anche dirgli: guarda, tu non corri, questa è la coppa del primo, fai correre gli altri, almeno si divertono. Perché se c'è un minuto ti racconto una cosa relativa proprio al Mugello. Non mi ricordo che anno fosse, penso l'88 o l'89, campionato mondiale Superbike, si correva al Mugello. Io ero nella tribuna principale, quella di fronte ai box, che se sei all'ultimo gradino vedi l'arrivo, ma se ti giri vedi anche il correntaio, vedi le due curve dietro. E quando Giancarlo Falappa, campionato mondiale Superbike, pioveva, che oggi a confronto c'era il sole, cioè... sai quella pioggia di traverso col vento che ti bagni comunque, io sotto un ombrello con mia moglie non sapevamo da che parte girare questo ombrello, eravamo fradici, Falappa passava sul traguardo e io mi giravo perché il secondo, un certo Carl Fogarty, era al correntaio, mezza pista. Ecco, quindi quando ci sono piloti che vanno forte sul bagnato, e oggi Pirro ha fatto il Falappa, Pirro è partito come se fosse asciutto, 5-6 secondi al primo giro, una dimostrazione di forza spaventosa. Va detto che il Mugello, se noi bendiamo Michele Pirro, lui comunque qualche giro lo fa bendato. Infatti al terzo giro del restart aveva 12 secondi sul secondo. Troppi nel senso che dietro, insomma, del bianco e Zanetti, anche Cavalieri, lo stesso Russo, sono, per citare quelli che lo seguivano, sono piloti che vanno abbastanza forte sul bagnato. Va detta una cosa però, che mentre Pirro ha la moto dell'anno, cioè Pirro ormai moto team partono pronti, no? Nel senso, è la moto dell'anno scorso, qualche piccolo ritocco, le gomme ormai le conosce, gli altri, Del Bianco ha cambiato squadra, Zanetti non ha cambiato squadra, ma insomma la moto è migliorata, insomma devono ancora un po' assestarsi, diciamo che le prime 2-4 gare per gli altri servono anche per trovare un po' il loro assetto migliore, anche per questo, diciamo, questo vantaggio spaventoso, ma alla base c'è che Pirro al Mugello sul bagnato non c'è storia. Carlo, però permettimi di mettere un po' di pepe alla discussione, ma questa enorme stratosferica differenza la fa l'esperienza del pilota o è anche frutto di un team e di una squadra alle spalle che sembra, almeno a vista, quasi sovradimensionata a quello che è realmente il campionato del CIV? Ma io dico sempre, ma non lo dico solo io, lo dicono i piloti stessi, guarda, parlando di Bautista o di Jonathan Rea,
diciamo, a proposito di vittorie stratosferiche e ripetute, vince sempre il pacchetto. Per pacchetto si intende moto, team e pilota. No? Se uno di questi tre fattori viene a mancare, è difficile vincere. Pirro, lui è il più bravo sul bagnato, poi sul bagnato al Mugello, ripeto, ha pochi rivali. Il team Barney è probabilmente è un team che fa il mondiale, quindi come dici tu la struttura è da mondiale, e la moto è una Ducati V4 Panigale, sicuramente messa a posto bene. Va detto che l'elettronica è uguale per tutti e quindi questo aumenta il valore della vittoria di Pirro, però sul bagnato, diciamo che se sull'asciutto, ora consentitemi questo esempio banale, se sull'asciutto 50% moto, 50% pilota, sul bagnato 30% moto, 70% pilota, perché sul bagnato, a parte, ripeto, ci sono piloti che sul bagnato non hanno rivali, tipo Anthony West, ecco, per non ripetere Falappa, Anthony West era un altro che se gli dicevi guarda che forse domani piove, lui faceva il record della pista. Quelli che sul bagnato veramente sembra che non abbiano, sembra che per loro la pista sia asciutta, ma lo stesso Del Bianco nel mondiale Superbike corso col team Altea con una Honda praticamente stock andava molto bene. Si vede che con questa moto ancora non ha trovato proprio il feeling giusto, perché lui sul bagnato normalmente è uno bravo. Scusami se ti interrompo, e infatti proprio Del Bianco prima del restart si è espresso dicendo: io speravo che accadesse proprio questo, che ci fosse una gara bagnata. Sì, perché la sua moto, lui ancora con questa Yamaha deve dargli del tu. Per il momento si danno del lei, non del voi, ma del lei. Gli servirà un po' di gare. Sul bagnato, ripeto, la moto è meno importante, il pilota un po' di più. Lui è uno che sul bagnato normalmente va forte, così come Zanetti. Però lasciami dire che è mancato oggi perché aveva qualche concomitanza, sì, forse con la moto è uno che non è un tonno di più, che è Kevin Manfredi. Cioè, se oggi c'era Kevin Manfredi, Pirro vinceva, ma Kevin non era 11 secondi, perché lui sul bagnato, lui è un altro che... Tu pensa, mi ricordo una gara del CIV, lui ha corso per tanti anni in Super Sport, era l'ultima gara del CIV, non mi ricordo l'anno, ma insomma lo vinse Roccoli. Eravamo a Vallelunga, allora lui era in testa alla gara della Super Sport, che poi la Super Sport, lo sai, sono tutti attaccati, grupponi, sì, casino. Lui aveva talmente vantaggio che è caduto, si è rialzato, è ripartito, era ancora primo. Manfredi sul bagnato è veramente un pesce. E oggi purtroppo non c'era, peccato, sono sicuro che si mangia le mani, perché se vede quella gara bagnata dice: Madonna, se ero lì. Ti invito a rimanere un attimo sul Del Bianco. Durante la gara, mentre lottava con Cavaleri, si vedeva a tratti un Del Bianco molto più veloce di Cavaleri e a tratti invece come se perdeva terreno. Secondo te a che cosa poteva essere dovuta? Ripeto, secondo me è che ancora non ha in mano completamente la moto, quindi in alcuni punti un po' doveva, diciamo, andare di conserva, cioè non voleva cadere, quindi pelava il gas, e in altri invece si sente più a proprio agio. L'ho detto prima, ci vorrà qualche gara, preferibilmente asciutta, perché insomma. Mentre bravo Cavalieri, tra l'altro, che veramente non me l'aspettavo. So che andava benino sull'acqua, però insomma, peccato poi è caduto, quello può succedere. Però prima di cadere era lì con Del Bianco. Del Bianco che poi taglia il traguardo al secondo posto. Contento, perché ho visto che sì, ha festeggiato. Sì, perché sai, ti ripeto, al Mugello... Tra l'altro al Mugello l'anno scorso successe una cosa stranissima in gara 1, che cadde Pirro alla prima curva e Del Bianco all'ultima. Cioè praticamente non hanno finito il primo giro. Quest'anno non è caduto Pirro assolutamente, però l'anno scorso era misto, bagnato, asciutto, quella era pista molto traditrice, infatti sono cascati tutti e due. Oggi pioveva, quindi la pioggia vera, e quello è un altro discorso. Lo sa molto bene Cavaleri, che si è ritrovato a terra con la sua Aprilia. Peccato. Sì, a tre giri peccato, dalla fine, se non erro. Sì, mancava poco. Peccato, perché tanto che non fa un risultato, però vuol dire che, siccome non è andato male neanche sull'asciutto a Misano, vuol dire che lui con la moto c'è.
mi aspetto da lui domani, non lo so, asciutto, bagnato, quello che sarà, però diciamo dal terzo round, che sarà il 17 giugno a Vallelunga, ecco, ne parlavamo prima, ecco lì mi aspetto un Cavalieri molto più competitivo. Carlo, rimaniamo un attimo sui brividi di questo weekend. Almeno io ho fatto un balzo sul divano assurdo alla seconda ripartenza, quando Pirro e Russo hanno messo la moto di traverso in partenza e ho detto ok, qua succede patatrac. Sono stati tutti fortunati, perché in partenza possono succedere incidenti. Secondo me il fatto poi che l'abbiano fatto entrambi, e questo è un discorso di elettronica, chiaramente, no? Perché non dovrebbe succedere, cioè ora non so che set avevano tarato sull'elettronica, però quando la moto slitta rallenta, no? Cioè è un... il freno motore, ora come non mi ricordo come definirlo meglio, però insomma vuol dire che sia lui che Russo avevano qualcosa sull'elettronica che non funzionava, perché forse erano un po' libere a livello di traction control e troppo libere per la partenza, probabilmente l'avevano un po' abbassato o tolto proprio per partire bene, senza pensare invece che insomma, sai, quando partono in la televisione toglie la velocità, no? Però ti assicuro che quando hanno fatto quei numeri, no, non andavano piano, erano già belli lanciati. Per un attimo, guardando le immagini, sembra che Pirro la moto gli sia partita appena ha toccato la linea del traguardo, gli sia partita dietro. Forse la Berlinge. Quello sì, però c'è un controllo dell'elettronica che evita queste cose. Quindi loro l'avevano settato in modo, non lo so, sul bagnato... non ho idea di come, io non sono un elettronico, però ecco, non dovrebbe succedere una cosa del genere. Se è successa vuol dire che, essendo sul bagnato, avevano modificato un po' la parte elettronica della moto, che si può regolare logicamente nel freno motore, nell'anti-wheeling, insomma ci sono tanti comandi. Questo weekend, o meglio questa gara 1 del Mugello, ha visto la lotta solo per le posizioni di rincalzo al podio, perché Pirro l'ha fatta da padrone. Sembra che questo weekend le abbia imbroccate tutte, sia con l'asciutto che col bagnato, visto quello che è successo a Misano. Sì, sai, lui negli ultimi anni è cascato parecchio, cioè parecchio rispetto al suo standard, che era praticamente forse una caduta all'anno. E invece sia l'anno scorso che l'anno prima, insomma, questa nuova elettronica non aiuta, e quindi lui così è un po' più incline all'errore, no? Sì, tra l'altro uno dei piloti, secondo me, più danneggiati da questo clima, piove, non piove, oggi ha piovuto a Misano, interruzioni, bandiere rosse, eccetera, secondo me è Luca Bernardi. Io sono convinto che Luca Bernardi può stare sicuramente assieme a Del Bianco e anche assieme a Pirro, però ha commesso un banale errore, un gravissimo errore in gara 2 a Misano quando era in testa. Cioè lui, se non commette quell'errore, voglio vedere se lo prendono, perché lui insomma è un pilota che ha corso nel mondiale Superbike, ha una briglia molto competitiva, quindi io mi aspetto che quando finalmente avremo il sole, Luca Bernardi possa essere un grosso... come posso dire, un grosso avversario, un avversario molto temibile per Pirro, oltre che Del Bianco e gli altri, insomma si aggiunge sempre del peperoncino in più a questa portata bellissima che è il CIV Superbike. E parlando proprio del CIV di Misano, ricordo a tutti che è già uscito l'appuntamento del CIV di Misano per quanto riguarda Crazy Motor Life, dove parliamo con il pilota Alex Sgroi, e c'è l'intervento anche di Alberto Butti, che adesso debutto nella categoria, oggi un po' sfortunato. Io l'ho sentito un po' prima della trasmissione, mi ha detto che hanno avuto qualche problema di elettronica e quindi per questo ha perso la moto. Sì, perché, ripeto, sul bagnato questa elettronica è tra virgolette nuova, nel senso è un'elettronica un po' particolare, è uguale per tutti, però insomma questo è il terzo anno di questa elettronica, diciamo così, obbligatoria per tutti. Nel primo anno molti non l'hanno utilizzata, cioè la maggior parte dei piloti correva utilizzandola al 20%. L'anno scorso sono riusciti ad utilizzarla, però sul bagnato ancora fanno tanta fatica. E correre sul bagnato senza un'elettronica che ti aiuta nel modo giusto, capisco Butti, capisco Cavalieri, insomma
le cadute possono succedere. Carlo, abbiamo esaurito praticamente i punti cruciali di questa prima gara del Mugello per quanto riguarda il campionato italiano velocità, però come tutti noi motociclisti di sesso maschile, tu sei molto sensibile alla parte del campionato femminile. Ci vuoi dire qualcosa? Mi piace molto, ma a parte le battute, le ragazze che corrono nel Women's European Championship, quest'anno non è più Cup ma è Championship, sono bellissime, nel senso proprio a me piace vederle correre, mi piace vederle festeggiare, sono di una simpatia pazzesca, di una gioia, no? Gioiscono più degli uomini, forse perché sono, come ti posso dire, concedetemi, più ingenue, ma non ingenue nel senso stupide, per carità di Dio, ma hai capito, sono così, sono meno esperte, no? Quindi quando vincono, Beatriz Neila Santos mi fa impazzire, e oggi purtroppo non era Valencia perché ha vinto proprio Beatriz Neila Santos davanti a quella che è la mia prediletta di quest'anno, che sarà, già lo dimostra questo secondo posto, Natalia Rivera, 16 anni, l'ennesima spagnola che insomma il gas glielo dà a due mani, e terza Aurelia Cruciani, che è un po' una novità, no? Perché abbiamo visto la Ponziani doppia vincitrice a Misano, e invece la Cruciani, che mi sembra arrivò quarta in una delle due gare, ora non mi sono segnato niente, chiedo scusa, comunque è salita sul podio, è il primo podio se non sbaglio della Cruciani, forse aveva fatto un podio l'anno scorso o due anni fa, però insomma nel campionato europeo è sicuramente il suo primo podio. Bravissima Aurelia, perché insomma è una ragazza molto molto grintosa, quindi la prima gara, perché domani c'è la seconda, prima Neila Santos, seconda Natalia Rivera, quindi due spagnole a Valencia e non potevamo aspettarci altro, e terza la Cruciani, quindi non ho gli altri risultati, chiedo scusa, domani ci sarà gara 2 e vediamo un po' come va, però ecco, mi aspettavo, sì, Neila bene, è un'altra categoria, poi a casa sua a Valencia. Mi aspettavo però che vincesse la Rivera, perché è veramente un talento da paura. C'è ancora domani, vediamo, comunque deve essere stata una bella lotta, sicuramente. Bene, grazie Carlo per averci informato e per averci reso partecipi grazie di questo campionato, che devo dire io personalmente non seguo, ma mi ha incuriosito parecchio, quindi inizierò a dargli un'occhiata. È spettacolare, e poi attenzione, il prossimo anno abbiamo il mondiale femminile presentato dalla nell'ultima gara a Erez della MotoGP, non so perché l'hanno presentata la MotoGP, perché correrà assieme alla Superbike, poi non si sa ancora, rubo un minuto su questo mondiale perché secondo me è molto importante, perché abbiamo avuto l'italiano, quest'anno abbiamo l'italiano e l'europeo femminile, prossimo anno avremo sicuramente l'italiano e il mondiale, non so se ci sarà ancora in europeo, perché sai, facendo un mondiale probabilmente fagocciterà le pilote, però non si sa ancora, tutto al condizionale, dovrebbe correre assieme al mondiale Superbike, dovrebbe essere un monomarca, dovrebbe essere una super sport, diciamo tra 600 e 800 cc, magari bicilindrico, però è una pietra miliare nel motociclismo, perché è il primo campionato mondiale per le donne, e a me fa molto piacere perché finalmente, io ho sempre detto, le donne devono correre con le donne, ma non per un discorso sessista o quant'altro, trovatemi un altro sport dove gli uomini e le donne gareggiano insieme. Avete mai visto una partita di pallavolo uomini-donne o di pallacanestro o di qua? Cioè, voglio dire, perché nel motociclismo devono correre assieme? Non si è mai capito. Finalmente un campionato mondiale per le donne, che permetterà a molte donne di fare le professioniste, perché è un mondiale, e quindi insomma veramente un cambio epocale. Io ringrazio tutti voi per aver visto questo video, per essere stati in nostra compagnia fino a questo punto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che ancora non si paga, è gratuito, quindi potete iscrivervi tranquillamente, non vi arriva nessuno a casa. Carlo, grazie, e spero di averti come nostro ospite qualche altra volta. Grazie a te, alla prossima. Ciao. Ciao.